Ruggero Cararo, ciao Ruggero, come va? Bene? Bene, molto bene. Una giornata straordinaria, fantastica, si addiceva proprio a questa manifestazione che dura da oltre 40 anni e quanti anni è che tu partecipi? Quasi 40 anni che veniamo ogni anno, da quando siamo scesi da Belluno, quel del Trevigiano. E questo penso sia un record per manifestazioni del genere, perché una costanza come di esposizione come l'ha avuta Beppi Doimo, e lo ricordiamo, sì, è stato un grande, e non c'è mai stata, ci ha fermato soltanto il Covid, ma noi avanti dritti. Sì, è una manifestazione questa molto particolare, non ci sono tante cose simili che avvengono in giro per l'Italia, perché ci sono i saloni al coperto così, ma un'intera città che viene coinvolta per il mondo dell'automobile è particolare. La chicca di questa mattina, il gioiellino che presenti, oltre al fatto che la Mercedes è un gioiello in generale. Sì, sì. Beh, qui comunque abbiamo portato tante novità, specialmente sul settore dell'elettrico, però direi che la vera chicca è questa SL. E proprio ieri parlavo con i miei collaboratori che tantissimi anni fa, forse una delle prime manifestazioni, ci siamo presentati con un SL a Conegliano e avevamo spaccato veramente. Oggi ci presentiamo con questa nuova SL e da quello che sento dalla gente sembra che piaccia molto. Come spazio si addice, ma sì. Sì. Insomma, forse dietro no, però comunque è fantastico. Sono macchine molto comode comunque per tutte le taglie. Certo, certo, indubbiamente. L'evoluzione della tua azienda è stata enorme in questi anni. Non posso dire da una piccola officina, perché tu sei partito organizzato, ma oggi sei dappertutto. Allora, ci tengo a dire che è stato uno sviluppo enorme, però uno sviluppo negli anni, perché spesso vediamo tante realtà che crescono in maniera esponenziale e poi esplodono, in breve tempo esplodono. Noi veramente siamo ormai su questo settore dagli anni 60 con mio padre, che comunque è partito da una piccola officina in mezzo alle Dolomiti, quindi non è che siamo partiti già strutturati. E oggi abbiamo 11 sedi nelle province di Belluno, Treviso, Venezia, Pordenone e Udine, e rappresentiamo la Mercedes, la Subaru, la Smart. Qui in fiera abbiamo due nuovi modelli molto molto interessanti. E poi faremo un giro, faremo sì. E poi non si sa mai, fra un po' di tempo che non ci siano delle sorprese. Ancora due domande, poi sai. La prima macchina, quando tu sei entrato in azienda, sì, la prima macchina che della quale ti sei innamorato della Mercedes e che hai presentato, magari che hai venduto o che hai acquistato per te, non lo so, dimmi. Allora, vi dico un segreto. Noi venditori di auto ci innamoriamo di tutte le nostre auto. Ecco, dopo c'è qualcosa che ci piace di più dell'altro. Però tu mi hai mostrato questa, che è sicuramente una chicca, ma sì, io sui social ho visto un aereo, una cosa straordinaria, una macchina del futuro, un'auto che potrei entrarci anch'io. Qual è? Forse immagino avrei visto la nuova EQS, è una vettura completamente elettrica, dimensioni importanti, si può vedere comunque in concessionaria, non abbiamo ritenuto il caso di portarla in fiera, ecco, ma eventualmente per chi è interessato in però su quella ci stiamo dentro io e te, no? Ma ci stiamo probabilmente in sei come noi. Vabbè, però per fare un giro così di piacere al tuo amico Bruno lo potremmo fare magari sempre da Susegana a Conegliano. Sai che per te sempre volentieri. Bene.
Grazie. Io ti ringrazio, sei stato gentilissimo. Grazie della visita. Spero di, non so, spero di vederti presto, perché sai che ho in mente un programma che voglio coinvolgere anche te. Bene, io sai che per te sempre mi sta. In bocca al lupo. Ciao.